Aperta fino al 28 gennaio prossimo, la mostra dei lavori che partecipano all'ottava edizione del Premio Internazionale Limen Arte è solo una parte del Museo d'Arte Contemporanea Limen che caratterizzerà le sale del Valencianum di Vibo Valentia. Lo storico convento domenicano del XVI secolo diventa così la sede di una nuova proposta artistico-culturale da offrire alla città, così come pensato dal Presidente della Camera di Commercio Michele Lico, che in questo senso ha improntato il suo programma che vede proprio nell'arte nella cultura una via da praticare per favorire lo sviluppo economico del territorio, rendendo protagonista la tradizione artigiana. In questo senso si lega anche l'idea di far concepire allo scultore vibonese Antonio Lagamba il logo di Limen. L'artista ha così realizzato una stele con la tecnica innovativa della xilografia sul rame, proprio da lui sviluppata e qui brevettata. Con il Museo d'Arte Contemporanea Limen nasce anche la stele di Limen. Sì, è nata proprio in occasione della bottega d'arte Limen, in cui abbiamo fatto con Antonio Montesanti, abbiamo organizzato dei corsi seguitissimi di ceramica e di xilografia. E il posto mi ha ispirato quest'opera, in cui ci sono un po' tutti alcuni dei miei temi, e oltretutto ho sviluppato ancora di più questa tecnica particolare di utilizzo di una tecnica antichissima come l'ixonografia in un modo nuovo, utilizzando del materiale metallico. Infatti questo sistema è in corso di brevetto proprio come metallixonografia. Spieghiamo proprio questa novità assoluta, che diventa una tecnica artistica e che si tramuterà in un vero e proprio brevetto. Sì, è già in corso di brevetto. E la differenza fondamentale rispetto alla tecnica tradizionale, che si incide o sul legno o sul linoleum, no? Come il famoso Enotrio, che anche lui ha innovato in modo sui colori, sul modo di stampare i colori, io invece mi sono dedicato a utilizzare la tecnica dello scavo, quindi dell'incisione, però come se si facesse un bassorilievo. Infatti, invece della carta, poi non si stampa la carta, ma si stampa un sottile foglio di metallo, di rame, ottone, molto sottile, e poi un sistema di acidificazione per accelerare l'effetto del tempo, questo solo, e quindi si ottiene un risultato sicuramente innovativo e che non ha precedenti.